Pallino.com, i nostri microfoni Davide Marchini. Com'è tornare a giocare al Paolo Massa da avversario? È stata una bella emozione perché ho fatto 10 anni indimenticabili, quindi diciamo che per come è andata è stata bene per tutte e due, dai. Come hai visto la SPAL e come vedi il tuo Spezia, visto che ormai diciamo, anche pezzi forti come Vannucchi e Soldati ormai si stanno integrando nel telaio della squadra? Sì, questo è vero, penso che si hanno dimostrato sul campo che sono due squadre che se la possono giocare benissimo fino alla fine del campionato, possono dire la loro e speriamo, ecco, il mio sogno è quello che tutte e due, ecco, facciano il salto di categoria, ecco. Abbiamo sentito un po' di fischi dal pubblico, te forse l'hai stati un po' dalla campo, come mai questa diciamo diatriba? No, questo è perché ho avuto molti miei amici che mi hanno sfidato, che mi hanno detto che andavano in curva per dirmi qualcosa, io gli avevo detto guarda che se vedete qualcosa, mi sono girato, li ho visti tutti attaccati alla rete che mi dicevano qualcosa col sorriso, gli ho fatto il gesto, ma sanno benissimo che io stavo scherzando e ci mancherebbe, ecco, che vado contro la curva, anche perché ripeto sono tutti i miei amici e loro sapevano già che gli avrei fatto questo gesto, ecco. Allora, la tribuna, noi abbiamo visto uno Spezia che sì, gioca bene, però diciamo che ha più delle folate del singolo come le tue, come altri singoli che hanno un forte nome e forte tecnica e forse meno squadra rispetto forse alla SPAL che invece gioca di collettivo. Ma guarda, ti dico, noi abbiamo avuto anche un cambiamento anche con l'allenatore e piano piano stiamo diciamo facendo trame di gioco e quindi penso che questo sia anche un po' normale, è l'inizio, però credo che durante la partita se uno va a vedere le azioni le abbiamo avute più noi, ecco, perché abbiamo avuto 3-4 occasioni che potevamo chiuderla, normale che poi non chiudi la partita, fai gol a 5 minuti dalla fine, ti rimane il rammarico perché ti hanno fatto gol subito, altrimenti la partita sarebbe stata nostra, però un pareggio, visto anche la SPAL, ci sta. Quindi l'augurio di rivedere al ritorno SPAL e Spezia al vertice della classifica. Sì, quello è un sogno, ripeto, io ho sempre detto che la speranza è quella che di andare su, di fare un salto di categoria tutte e due. Grazie a Davide Marchini.